riesci a perdere peso, non ti accetti, ogni volta che ti guardi allo specchio ti escono soltanto parole negative nei tuoi confronti? Questo è il video che fa per te. La prima cosa che ti voglio svelare è che tu hai il pieno controllo del tuo aspetto fisico e adesso ti svelo come. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti adesso e clicca anche sulla campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica e non te ne perderai nemmeno uno. Infatti ti voglio dire come io ho raggiunto, e sono ancora in cammino ovviamente, però sto raggiungendo la mia migliore versione di me stessa, e l'ho fatto con questi 7 semplici step. Allora, la prima cosa che devi capire è che molto spesso la versione di te che ti trovi ad avere adesso deriva non da quello che tu pensi di te, ma da quello che gli altri pensano di te. Non so se ti ricordi, ma forse quando eri piccola ti hanno sempre detto c'è il naso grosso, oppure sei grassottella, ti hanno preso in giro, ti ripetevano delle frasi, giusto, delle frasi negative. A me per esempio ripetevano che avevo il naso grosso, che avevo i capelli grassi, che avevo il seno piccolo. Tutte queste cose ci plasmano dall'infanzia, entrano nel nostro subconscio e ci plasmano. Poi, quando ho scoperto questo primo segreto potentissimo, e cioè che noi siamo le creatrici della nostra realtà, tutto è cambiato. Quindi adesso ti svelo il primo segreto. Il primo segreto che devi sapere per cambiare il tuo aspetto è sapere che è facile farlo. Se tu ti inizi a dire no, ma è difficile seguire un'alimentazione sana, è difficile cambiare il mio aspetto fisico, è difficile ad esempio avere dei capelli belli, lucidi, morbidi, è difficile avere una bella pelle, tutti questi è difficile, poi veramente diventano difficili. L'universo funziona in maniera diversa. Tu più pensi che una cosa è facile e più diventa facile. Guarda, è una cosa che ho scoperto su di me. Quindi tu inizi a dire è facile cambiare il mio aspetto, è facile avere una bella pelle, è facile avere un bel sedere. Più tu dici è facile e più la cosa veramente sarà facile. Queste non sono cose che mi sono inventata io, le ho sperimentate, e anche scienza. Il secondo step è la visualizzazione quotidiana. Allora, magari avrei già sentito parlare, no, di visualizzazione, di come visualizzare. Questa è una tecnica che usano anche gli atleti prima di gareggiare. Loro praticamente che fanno? Si visualizzano già alla fine del traguardo. Quindi quello che devi fare, che ho fatto anch'io, non è nient'altro che visualizzare il tuo corpo ideale. Quindi visualizzare già quella versione migliore che hai in mente di te stessa. Visualizzarla ogni giorno, come se fosse un dipinto che tu ti immagini ogni giorno, e visualizzala con emozione, cioè proprio fai finta come se già l'avessi adesso. Questa visualizzazione quotidiana ti aiuterà a portare poi questa immagine nella realtà. Infatti c'è anche un video bellissimo, non so se lo conosci, Bob Proctor, che dice che l'immaginazione è la nostra arma più importante. Quindi tu, mi raccomando, visualizza ogni giorno. Questo è come ho fatto io. Terzo segreto: di a tutte le persone che conosci quello che vuoi, che desideri, senza però attaccamenti, ad esempio, e rendilo divertente. Ad esempio, io conosco una mia amica che aveva il sedere piatto e voleva un sedere più, diciamo, bello a mandolino. Allora, ogni volta che qualcuno le faceva dei commenti sul suo sedere, lei diceva: ma che stai dicendo? Guarda che io c'ho un sedere bellissimo, tutto bello così sensuale. E lei, in un anno, senza fare nient'altro che ripetere agli altri, proprio in maniera così scherzosa, divertente, che lei voleva questo sedere, che lei già ce lo aveva, in un anno lei lo ha ottenuto. Mi raccomando, sii sempre leggera, ironica, gioiosa. Quando vuoi manifestare qualcosa, lo devi fare, ma con quel senso di non attaccamento, con quel senso di scherzosità, che poi è una caratteristica tipica, no, dell'universo. L'universo è sempre gioioso, scherzoso, e noi più ci allineiamo a queste vibrazioni e più realizziamo quello che vogliamo. Quarto segreto: trova un placebo. Non so se hai mai sentito parlare di effetto placebo. L'effetto placebo si verifica quando noi per esempio pensiamo che una cosa funzioni, però in realtà è soltanto la nostra mente che la fa funzionare. Ad esempio,
sono stati dati delle pillole di zucchero a delle persone malate di, diciamo, che avevano dei dolori alla pancia, e loro pensavano che queste pillole fossero in realtà delle medicine, in realtà era solo zucchero. E loro, prendendo queste pillole, poi a un certo punto il loro mal di pancia è scomparso. Questo per dire che il potere della nostra mente è talmente forte che possiamo trasformare qualsiasi cosa in una medicina, anche se la medicina in realtà non c'è, non esiste. E quindi, per esempio, potresti mangiare ogni giorno avocado e dire gli avocado mi fanno bene alla pelle, me la rendono molto più lucida, molto più morbida, elastica. Oppure potresti iniziare la tua giornata con un green smoothie e dire questo green smoothie ogni giorno quando lo prendo a colazione mi fa sentire proprio leggera, mi sgonfia la pancia, che è anche vero, che lo fa questo effetto. Però tu prendi un rimedio naturale per un tuo sintomo che hai, magari puoi anche andare su Google e scrivere, che ne so, mestruazioni dolorose e scrivere rimedio naturale. Prova a prendere quel rimedio e di ogni giorno a te stessa mentre lo prendi questa cosa mi sta aiutando a risolvere X problema e vedrai che funziona tanto. Questa è proprio scienza, cioè, non è che sono cose che mi sto inventando io. Il quinto super segreto, ed è quello che io preferisco, inizia a comportarti come se il cambiamento fosse già avvenuto, cioè inizia proprio a sentire le emozioni che proveresti nel tuo nuovo corpo. Comprati, per esempio, se vuoi dimagrire, comprati già dei vestiti magari più piccoli, insomma di una taglia più piccola, e inizia già a sperimentare questa sensazione. Fai le cose che ti piacciono, che ti piace fare soprattutto, alza le tue vibrazioni, cioè comportati proprio come se già questa realtà fosse tua, perché questo è il grande vero segreto dell'universo, cioè alzare le nostre vibrazioni, già essere grati per quello che abbiamo e essere grati per quello che poi anche otterremo, però farlo adesso, non aspettare di vedere realizzato il tuo sogno fino alla fine, fallo adesso. Veramente, te lo dico col cuore, fallo adesso, alza adesso le tue vibrazioni, sentiti felice adesso. Il sesto segreto invece è inizia a fare complimenti alle persone che rispecchiano quelle qualità che tu vorresti avere. Per esempio, sei su Instagram e a un certo punto ti appare una ragazza, che è bella, che ha un bel fisico, dei bei capelli, una bella pelle. Invece di iniziare a provare sentimenti di gelosia e dire oddio così io sono invidiosa, non ci diventerò mai, questa è proprio una. Cioè, a provare rabbia, no? Quel senso di rabbia, di frustrazione. Ecco, invece di provare rabbia, invece, prova gioia perché vuol dire che le tue vibrazioni si sono allineate alle sue. Cioè, se questa persona è comparsa nella tua vita, vuol dire che tu stai attirando quel tipo di frequenze, quel tipo di vibrazioni, quindi ringrazia. E ad esempio, se incontri una ragazza, che ne so, che ha dei bei capelli, che ha diciamo, un bel viso, falle i complimenti, dice mamma mia, quanto sei bella, quanto sei carina. Falle i complimenti perché così emani gratitudine, gioia, positività. L'universo, più noi emaniamo queste vibrazioni alte, e più ce ne darà ancora di più, e più la manifestazione sarà veloce, cioè il manifestare il corpo che desideri sarà sempre più veloce, fidati. Il settimo segreto è rilascia ogni resistenza. Se vuoi perdere peso, se vuoi insomma stare bene fisicamente, non puoi continuare a ripeterti sono grassa, sono brutta, non ce la faccio. Questi sono tutti programmi limitanti, convinzioni limitanti che ti stanno bloccando, che stanno bloccando la manifestazione invece del corpo che desideri. Quindi non continuare a ripeterti queste cose, facci caso quando nella tua mente si innescano queste ripetizioni, queste affermazioni che si ripetono. Inizia ad amarti adesso, inizia a dirti delle cose positive. Io sono in un processo di cambiamento. Io sono bella già adesso, così come sono. L'amore per noi stesse è l'arma più potente che abbiamo per attirarci
altro amore, altra felicità per attirarci tutti i cambiamenti che vogliamo. Veramente funziona così. Amati, amati già adesso, perché già adesso tu sei un essere, già adesso sei meravigliosa, le tue cellule stanno splendendo, soltanto che magari le dobbiamo un attimo rispolverare, magari mangiando meglio, mangiando più sano, mangiando più frutta e verdura. Però già adesso le tue cellule sono vive, aspettano soltanto di essere rispolverate, ma tu inizia ad amarle adesso. Una cosa potentissima, un segreto potentissimo che puoi usare per manifestare velocemente il corpo che vuoi è dire grazie e accettare quando ti fanno i complimenti. Quando qualcuno ti fa un complimento, tu dici wow, grazie. Cioè, non dire no, non è vero, io sono così, perché io lo facevo prima, dicevo no, ma non è vero, non sono bella, non c'ho un bel naso, non c'ho dei begli occhi. Invece poi ho scoperto che tutto questo a parte non mi faceva stare bene e poi non mi attiravo quello che volevo. Dicevo, ma perché non divento quella che voglio? Perché non stai accogliendo? Quindi apriti, apriti, accogli tutti i complimenti che ti fanno, di gra spalanca il sorriso e di grazie, grazie. Cioè, veramente non avere vergogna di ringraziare. Tra l'altro, il ringraziare è una qualità molto molto femminile. Questi sono tutti argomenti che io tratto in maniera molto più approfondita nel mio gruppo segreto Brilla come una dea, dove insegno alle donne proprio a sentirsi delle idee, a riscoprire il loro potere personale, la loro femminilità, il loro magnetismo. E quindi, se vuoi partecipare anche tu, i posti sono limitati, ti basta andare su www.geoluce.it.